Amici del tubo, ciao a tutti e una buona serata. Come state? State bene? Io questa sera non sto tanto bene, signori. Non mi sento proprio dalla mia agiata, capito? Anche perché ci siamo battabeccati con la mia consuocera. Signori miei, allora, passate sempre come fessi? No, minuto che mi chiudo qua. Così. Signori miei, mi sono, come si dice, beccaggiata, beccaggiata. Sapete quando c'è una risposta dura, ma tua che io ti dica tua. Quindi ci siamo un pochettino presi per il matrimonio, ok? Perché lei ha detto, dice, a me non va bene tutto questo menù che tu stai facendo. Dice, menù bimbi, menù per chi fa regalo poco, menù. Dice, questa qua si chiama meschinità. A me, cioè, se senti qua, ci ho detto, dice, anche perché pago tutte cose io e mi posso permettere di offrire anche il menù pesce a chi fa un piccolo regalo. A tua casa, ci disse, ma no, a casa mia. Ci ho detto, già dall'idea che tu vorresti fare un menù pesce a chi a mia figlia ha regalato una busta di 200 cartoni, questo non va bene, ci ho detto io. Dice, allora, dice, i soldi sono miei e comando io. Signori miei, un civetto chiù. Ci disse, ma tu sai chi me ne faccio di tuo picciolo io? Tu sai cosa me ne faccio dei tuoi soldi? Io ci vai un gabinetto che tuo picciolo ci disse. Dice, come ti permetti? Come ti permetti? Levati dopo perché già le mani mi fanno raccosse, ci disse. Levati di qua che è meglio. Dice, ma non ti sapevo così e tu mi devi sapere e mi devi anche conoscere. Ci ho detto, per me il matrimonio è annullato. Dice, ma mica devi essere tu a decidere ad annullarlo. I ragazzi si vogliono e si sposano. O tu ci sei o tu non ci sei. Eh no, allora tu vuoi mica che io ti tiro belle i capelluzzi uno per uno, ci disse, giusto è? Niente, poi così naturalmente mia figlia, mio genero Montone, le cose giuste, mamma che cosa stai dicendo? Queste cose non si dicono, fare, dire, ci hanno fatto fare pace di nuovo. Però mi sento io, capito? Mi sento che non mi sono sfogata. Perché io, signori miei, se non mi sfogo nel parlare e dire parolacce, un sogno io. Quindi stasera non ho mangiato. Mi sento scomborzolata proprio. No, 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 no. Mi sento scomborzolata, quindi signori miei, già chissà è la prima. Quanto manca da qua a maggio, giugno, luglio, agosto, maggio, giugno, luglio, a 4 mesi mancano, signori miei. Tu a 4 mesi mi fai questi discorsi a me. Poi siamo completamente rimasti che io ci ho raccontato tutto perché volevo questo. Dice, come vuoi tu? Dice, però facciamo una cosa, me li pago io quelli miei, va bene? Me li pago io. Dice, mi devi fare vedere anche le buste che hai ricevuto. I buste che io ho ricevuto, che già le ho tutte spennute, tutte le cose messe negli stiponi, tutte. Io ho la spesa, signori miei, da 3-4 anni io posso stare tranquilla. Ci disse, io con le buste ho comprato il corredo a mia figlia. Ci disse che non è che c'aveva corredi. È stato tuo figlio a venire da mia figlia a rompere il cicchio con se pollurire case fece se tu case vuole maritare. Io non ero pronta. Dice, ma io voglio sapere. No, tu non vuoi sapere. Tu non devi sapere i regali che ha ricevuto mia figlia. Io che fa che bene un tetia per sapere. Tutto so io comunque perché mia figlia me l'ha detto. Chi docerette 1000, chi docerette 300, chi docerette 400, che dice, io so tutto, ma lei i fatti della mia casa non li deve sapere. I fatti della casa nostra sono cose intime, devono stare dentro casa. I panni sporchi si lavano in famiglia. Loro vanno parlando, vanno dicendo tutte cose nel web. Ora si era più puruida una pagina. Sapete quelli dove ballano? Signore, a chi sa io le bagnare il giorno in cui mia figlia metterà l'anello. Volerà l'uccello, nel senso che, signori, sapete, nei matrimoni sono belle le colombe che volano, capito, fuori. Ecco, volerà l'uccello. E allora io vengo da te e ti tiro il capello. Hai capito come funziona? Funziona così. Facciamoli sposare prima. Ha ragione mia figlia.
Dice, mamma, fammi sposare. Va bene, ha acchiappato poi poco a poco, la signora ci penso io perché ce l'è dire quattro. Io quattro ce l'è dire perché io non posso stare, signore. A proposito, volevo dire per chi segue questi video e mi scrivono spesso, ma chi sei, ma chi non sei, ma chi non sei. Io sono la signora Titina, ok? Faccio intrattenimento e cabaret da 20 anni passati, ok? Chi mi sta conoscendo ora, io sono un personaggio, si chiama signora Titina, siciliano, ok? Quindi mi presento a chi sta bene mi segue, a chi non sta bene non mi segue, ma la maggior parte delle persone piacciono le mie storielle e mi seguono e io sono contentissima quando voi in tanti mi seguite e vi ringrazio anche che mi scrivete nei commenti perché quando c'ho tempo li leggo. Un tempo non è per ora, che devo avere gli occhi qua, gli occhi là, gli occhi da, capito? Io oggi per esempio sono scesa per comprarci tutto il vestito del matrimonio a Birillo, signori miei, cioè non è capito che, e li ho presi dalla busta al regalo perché doveva venire, signori, 300 cartone fu l'abito di Birillo, tutto con la cravattina, tutto con la camicina di fuori, tutto, capito, tutto fatto apposta, un abito firmato c'è il mio cane perché il cane fa parte della famiglia, non si può lasciare dentro un matrimonio, dico io. E che fanno? Ce ne divertiamo? E lei maluccio, no? Cioè io, dice, poi dice, non vedo su fatto che il cane in sala deve mangiare. Il cane in sala c'ave. Ah sì, è già. E ho la di mia, tranquilla, ci ho detto, devi stare tranquilla. Ci disse, che cos'è sto fatto? Dice, magari sotto il tavolo. Ci si perché tu che fate? Mettesse sotto il tavolo. Ma che significato ha? La festa viene, viene per tutte, ci ho detto. Il mio cane fa parte della famiglia, che mi ha detto un mozzicuno, vedete qua come un sciappò. E viene, e viene, e viene. È vero, te volevo lasciare rincia. Te volevano lasciare rincia. Ora, ne cammino io, vieni tu. Dove cammino io, vieni tu. Che certuni veramente non sanno cosa significa il rispetto per gli animali. Bisogna avere rispetto per gli animali, per i nostri amici. Hai capito? Per i nostri amici che non mi tradiscono mai. Non tradiscono mai. Lui per esempio. Signori miei, chi è quella persona che una di notte si alza per andare in bagno e c'ha la compagnia del cane che guarda? Che mi pare pure male. Per la privacy. Capito? Dico Birillo, però non è giusto, pure quando sono nel bagno tu ca, mi pare male per la privacy certe volte, ma lo è Maluccio che esso è, chi è quello che suonano alla porta e io già subito è davanti alla porta con me che se io apro può essere qualcuno, lui wow, okay? Dico signori miei, ma queste cose si fanno, chi è che quando sta per arrivare il postino prima che suona lui abbaia pop e io stacco la luce, chi è, dico io? Chi è, signori miei? E allora, signori, se proprio vogliamo parlare di rispetto e vogliamo parlare di affetto, non c'è migliore l'affetto dei nostri amici animali che ci danno a noi. Ok? E quindi io sono di matrimonio, un cane cammina con me. Dice, hai preparato pure il menù per il cane. E chi c'è daro cane? Il gamberone? E il gatto che mangia pesce? Ma neanche il gatto mangia il gamberone. Il cane mangia le cose del matrimonio fatte da lui. Io ho preso uno chef, uno chef che cucina proprio per gli animali, cose speciali veramente, che non fanno male, che non fanno quindi tutto là. Il mio Birillo c'aveva pure la bomboniera, che le sta facendo lei le bomboniere pure io, e le dice quanto bomboniere servono, mi ha fatto il conto, dice ma ce n'è una in più, e un cane ci dessimo lasse fuori, il cane deve avere la sua bomboniera, io ce la mettere vicino la sua casetta, qual era il problema che la casetta del mio Birillo è tutta ingingerlata, ci ho messo la bacheca, i soprammobili, tutto c'ha il mio Birillo, no, io veramente non lo so signori miei, ma manca poco e l'emozione mia si va avvicinando sempre. Ieri sono andata
a vedere la palazzina dove va ad abitare mia figlia. E sono veramente fiera, 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 signore. È vero, il piccio di Gesù, se non sta a casa non ci avessi stato. Ci ho detto, mi fai vedere pure le case di sopra, andare lui vacante. Perché dice che vuole due, tre figli, quello che è su su no, con che 6 piani. Dice che ogni piano sarà del figlio. Ma nel frattempo i figli arrivano, ci vogliono 9 mesi. Avanti che diventano maggiorenne e si sposano, ci vogliono 20 anni. Che ci sto io, signori miei, nel frattempo? Giusto è, ci vado io ad abitare. Capito? Quindi Vitti ci disse, fammi vedere qualche casa di sopra. Ma chi è, signore? Già io mi ci vivo, a me cucina già. Falle sposare. Falle sposare che io a mio genero lo devo prendere, a lui piace come cucino io, lo devo prendere dalla gola. Dalla gola lo devo prendere. Io vado là con i piatti, tieni, mangia. Pure che sei un capo, ci vado, tieni, mangia. Dopo un periodo non ci vai più e lui ci mancherà. E il mangiare che faccio io, quando venno a mangiare un cacio, dico, senti qua figlio mio, ma non sarebbe bello che io mi trasferisco? Non vi disturbo, non scendo da voi, mi trasferisco nella vostra palazzina, faccio naturalmente da mangiare e ve lo mando. Vediamo che mi dice. Immagini, mi dice sì. Appena mi dice sì, io, sua madre, i suoi frate, i parenti, per mia, se ne possono pure. Signori, ha una casa veramente da sogno, da sogno. I rubinetti non c'è bisogno di fare alzarlo o aprirlo, si sfiorano col dito e ne esce l'acqua. L'unico problema è il gabinetto elettronico, quello che quando l'uomo si alza e si allontana, c'è la cosa che riconosce se ha fatto o no. E quando si allontana esce l'acqua da sola. Okay? A mio marito questo coso non funziona, che forse il coso vuole riconoscere un bene niente e rimane sempre che l'acqua bisogna tirarla manuale, perché succede, è capitato in certi ristoranti che siamo stati, sale trattenimento, che ci sono questi tipi di gabinetto. E a mio marito l'accompagno sempre io a tutte le volte, sento che quando mi escono l'acqua esce sola. Ahi, no, ce l'ho detto, è perché non riesce ad individuare l'oggetto, capito? Perché secondo me queste cose del bagno tirano l'acqua vedendo poi se uno, cioè, giusto? Vedendo quando uno si ritira, dice, ecco, teniamola. Ma se tu già l'avevi ritirata, l'acqua non la può buttare mai. E va bene, signori miei, va bene. Comunque tutto prosegue bene, non vi preoccupate, parenti, che magari i parenti miei invidiosi possono. Ormai il regalo l'avete fatto, siete tutti invitati. Siete tutti invitati, tranquillamente, vi divertirete tantissimo, ok? Vi divertirete tantissimo, cercate di venire senza critiche e senza niente, perché ogni parola che voi dite verrà tutto registrato. Ho fatto mettere tutte le spie, tutte le cose che registrano, tutto, anche l'aria che respiriamo si registra, quindi state attenti, perché io poi mi faccio orare tutti i nasce, arrivo a casa e li verifico tutti. Ok? Sempre il mio sorriso dentexpert eccezionale, ok, di Palermo. Guardate, sempre bello, è vero? Sempre bello. Vi saluto, alla prossima.